Buon pomeriggio a tutti, io sono Marco Amabini, ho avuto il piacere di essere invitato dall'amico Peppe Mallo e da Marco Stuini. Siamo qui, come sapete, per presentare il secondo lavoro di Marco, Settore giovanile, logica e divertimento, un manuale importante, ho sbagliato poco fa, che non parla solo di insegnamento calcistico a livello tecnico, ma come dicevamo poco fa con Marco, è proprio una sorta di Bibbia a 360 gradi che analizza l'insegnamento anche da un punto di vista psicologico e, come spiegherà dopo Marco, anche dirigenziale, perché un allenatore deve entrare in una certa ottica per cercare di insegnare in un livello direi totalizzante ai ragazzini giovani il vero valore del gioco del calcio. E quindi sarà Marco poi a spiegarci tutti gli aspetti fondamentali di questa opera, un'opera importante che sarà in vendita a breve sia online che nei vari punti vendita a Trieste ma anche altrove, e quindi io vi consiglio di leggerlo perché non è importante. Io nella mia personale esperienza ho tanti amici, ho tanti colleghi che mi dicono come ci si può avvicinare al mondo del calcio, al mondo dell'insegnamento proprio calcistico, e spesso non si trovano punti di riferimento. Penso che un testo come questo possa essere già un primo passo, quindi leggerlo è sicuramente una cosa che può arricchire. Poi insomma il curriculum di Marco parla chiaro. Lui è responsabile del settore scouting della scuola di calcio, un'esperienza che si è creata in tutte le latitudini del mondo, ha collaborato col Parma Calcio, col Perugia Calcio, insomma, conosce il calcio meglio di tante altre persone, quindi chi meglio di lui può spiegarci bene tutti questi aspetti. Con Marco Stoini, da 6 anni responsabile dell'attività di scouting della scuola di calcio, a parlare del suo secondo lavoro. Un libro importante e interessante che analizza l'attività nel settore giovanile a 360 gradi. Sì, questo era l'intento, infatti. L'idea è quella di dare un manuale per il settore giovanile, come anche ce n'è di tanti altri, però dandoci un'impronta che da un lato sia pratica, estremamente pratica, che quindi gli allenatori possono fruire facilmente durante il loro lavoro, con tantissime schede, programmazioni, esercitazioni, ma anche un po' più filosofica, se così si può dire, cioè a livello di concetti chiave, concetti ispiratori per quello che riguarda l'apprendimento, la crescita e via dicendo, senza dimenticare aspetti di carattere dirigenziale, cioè extra strettamente tecnico, cose che così nel tempo ho avuto modo di approfondire per la mia professione e quindi ho colto l'occasione di inserire nel lavoro. La sua esperienza e il suo curriculum sono noti, lei è stato impiegato in tutti i settori, nel mondo del calcio, da allenatore ma anche come dirigente, e ora questa attività di responsabilità nel mondo dello scouting. Far lavorare i ragazzi, soprattutto in giovane età, è un'impresa ardua, difficile e anche una grande responsabilità. Sì, detto bene, responsabilità è una parola chiave. Infatti ho scritto anche che questa è un'esperienza che deve responsabilizzare tutti. Responsabilizzare perché stiamo parlando di giovani, e quando parliamo di giovani non parliamo solo di uno stop, di un controllo di palla, di una marcatura, di qualsiasi aspetto tecnico-tattico, parliamo anche di cuccioli d'uomo che devono crescere, che devono apprendere le loro cose in un clima di un certo tipo, e noi adulti dobbiamo farci carico di questo, solo noi adulti, con tutte le componenti del mondo adulto, dalla federazione alla famiglia all'amico, e quindi questo è un aspetto decisamente responsabilizzante, credo sia la parola veramente giusta. Nel titolo del suo libro è evidenziata a caratteri cubitali la parola divertimento. Non scordiamoci questo aspetto. Il giovane calciatore che si avvicina a questo fantastico sport lo deve fare per passione e non esclusivamente per pensare con l'obiettivo di diventare forzatamente un campione. Anche questo è vero, ed è proprio quello che io ho inteso fare come dualismo nel titolo Logica e divertimento. Basiamo tutto su concetti scientifici, razionali, che abbiano un senso compiuto sulla base di quello che sappiamo, che conosciamo sulla materia. Ma non dimentichiamoci che, ripeto ancora una volta, stiamo parlando di ragazzi, di bambini che vivono età particolari o problematiche di tutti i tipi e che chiedono di divertirsi e di crescere insieme con il calcio, non in funzione del calcio. E questo credo sia veramente importante da legare anche come divertimento. Anche poi per chi lo fa, dalla parte adulta, perché in piccola parte, se anche noi adulti che lo facciamo, questo tipo di lavoro con i giovani, non ci divertiamo in qualche modo, se ci pesa, credo che anche questo sia grave, quindi non riusciamo a trasmettere loro quello che vorremmo. Fondamentale in queste occasioni è il ruolo della famiglia, che deve essere sì un appoggio primario, ma nello stesso tempo non deve essere opprimente. Eh sì, questo è un altro bel capitolo. La famiglia, i genitori, problematiche che esistono in tutto il mondo davvero.
Che dire, bisognerebbe forse scrivere un libro apposito solo su questo. Io ci ho messo dentro un paragrafo ampio su questo aspetto perché credo che sia una cosa importante di cui molti fanno cenno e che molti mi domandano durante l'attività. Fondamentalmente la famiglia deve avere un ruolo stabile, di stabilità, nel senso di comprendere bene le proprie aspettative, le caratteristiche del proprio figlio e capire bene quello che il proprio figlio può fare in un certo contesto, a seconda delle sue qualità naturali, e poi assecondarlo, in modo che la pratica sportiva non sia solamente un qualcosa da elargire per chi si comporta bene, bensì un valore importante che può essere un volano formativo da moltissimi punti di vista. Questo è difficile, le famiglie spesso fanno fatica da questo punto di vista. Il calcio italiano, lo sappiamo, non sta attraversando un momento facile, soprattutto da un punto di vista economico, e quindi diventa di primaria importanza lavorare con professionalità sui settori giovanili. Speriamo che l'aspetto di difficoltà economica del calcio italiano, ma non solo italiano, anche di altri paesi europei, faccia capire a un po' di gente che investire sul settore giovanile è importante ed è quello che crea la base patrimoniale, mi sia concesso questo termine insomma un po' magari improprio, la base patrimoniale di una società. Tutti se ne riempiono la bocca, tutti teorizzano sulla grande necessità di lavorare con i settori giovanili, poi in realtà in campo si vede spesso altro che si fa. Mi auguro davvero che questo sia da un lato negativo, cioè l'aspetto economicamente difficile, da un lato negativo ovviamente, ma dall'altro possa generare questo favore per i settori giovanili. Visto che siamo ad Ascoli, parliamo anche di noi, la società bianconera come si sta muovendo da questo punto di vista negli ultimi anni? Beh, credo che per una piazza come Ascoli il settore giovanile che c'è in essere sia un settore giovanile valido, un settore giovanile importante. Ascoli Calcio crede nel settore giovanile ormai da tempo e figura a livello nazionale sempre in modo più che decoroso, sta lavorando a livello di scouting con interesse e con attenzione. Ovviamente bisogna calarsi nella realtà di Ascoli, che può competere a livello di risultati numerici con le sue vicine, per così dire, di target. E però sicuramente a livello di settore giovanile l'Ascoli Calcio penso stia facendo un buon lavoro e credo che, finita la fase di grandi difficoltà che abbiamo passato negli ultimi anni, sia pronta anche per fare un passettino in più verso una migliore organizzazione, migliore razionalizzazione, che non può portare frutti positivi da questo punto di vista. I modelli di riferimento in Italia rimangono sempre esempi come l'Udinese, l'Atalanta? Ni, nel senso che per quello che la mia esperienza mi dice, questi sono grandi club ovviamente, insomma al di là un po' delle battute scherzose, questi sono grandi club, però ognuno ha le proprie caratteristiche e la propria idea di lavorare. L'Udinese ne ha una ben nota a tutte, l'Atalanta è grandissima, ma ce ne sono tante altre. Credo che ancora prima della grandezza della città, sostanzialmente, di dove ci troviamo, la differenza la faccia la cultura del settore giovanile, la chiamo io. Cioè un settore giovanile che abbia tradizione, che abbia volontà di emergere e che abbia la gente che se ne occupa con la competenza giusta. Ovviamente poi va da sé che Roma Calcio, per così dire, non è paragonabile ad Ascoli da nessun punto di vista, sarebbe come confrontare due entità completamente disomogenee. Quindi punti di riferimento sì, quelli che ha detto lei, ma dall'altro punto di vista che ho cercato di spiegare così in due parole. Per chiudere, visto che lei è un figlio giovanissimo, provi a dare un consiglio secco a un ragazzino che si vuole avvicinare al mondo del calcio, che magari davanti alla TV ammira Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e dice ci voglio provare anch'io. Può sembrare paradossale, parlare di calcio il meno possibile, è quello che io cerco di fare col mio piccolo Simone, però non è facile qualche volta e credo che la famiglia debba veramente non forzare i tempi, non forzare le tappe, vivere la cosa in modo assolutamente sereno. Questo è talmente decisivo che riveste un'importanza assolutamente fondamentale. Per il bambino è importante che, anche se può sembrare banale, la prima frase quando egli torna a casa sia ti sei divertito e non hai vinto, hai perso. Antonio Vento, consigliere nazionale Ajax. Il libro di Marco Stoini direi che è fondamentale, perché bisogna far leva sui settori giovanili per rilanciare un calcio italiano che sta attraversando un periodo davvero difficile. Beh, sicuramente è un passo fondamentale, un passaggio fondamentale, perché nelle stanze che contano si usa e si parla tanto, però dopo in periferia le cose cambiano, perché noi in particolare, che rappresentiamo la stragrande maggioranza degli allenatori, i tecnici che lavorano nei settori giovanili,
ci rendiamo conto che ci sono tantissimi problemi, a partire anche dalle regole che regolano, scusate il bisticcio di parole, che regolano il nostro comportamento nei confronti di un po' di tutti, delle società, dei genitori, dei bambini. E questo la dice lunga sul fatto che poi alla fine, quando si vanno a guardare i risultati, sono quelle piccole cose che messe insieme fanno la differenza. Quindi noi come associazione ci battiamo per l'obbligatorietà, proprio in questi giorni, prima stavo raccontando a dei colleghi, li stavo aggiornando appunto che c'è stato un consiglio federale che si è parlato di queste cose, perché dalla base bisogna partire per arrivare alla cima. Quindi il vertice che noi vediamo anche in nazionale, è chiaro che se si parte dalla base fatta e organizzata in maniera seria, noi diciamo seria, con gente preparata, con gente aggiornata, e quando parlo di gente dico ovviamente i tecnici, e allora sì che si mette le mani veramente dove si devono mettere per far sì che il nostro settore giovanile, che fino a qualche anno fa, non bisogna andare molto indietro, era all'apice in campo europeo, anche in campo mondiale, vincevamo tornei dappertutto, e adesso stranamente negli ultimi 10 anni siamo pressoché spariti. Quindi è un problema questo, e chi lavora in questo settore e chi come Marco ha continuato e ha, come dire, confermato questa linea di comportamento, ben vengano, perché noi tecnici abbiamo bisogno di gente che crede, che ci crede in questo compito, questo, come devo dire, io non posso usare la parola grossa, ma chiamiamolo compito, che praticamente per noi è fondamentale. Quindi Marco, grazie per questo contributo, speriamo che ne vengano altri, perché abbiamo bisogno di questi, come devo dire, di questi esempi e di questa abnegazione, perché quando si parla del settore giovanile si parla veramente di abnegazione, perché ci vuole, io dico, quando si va ad allenare un settore giovanile ci vuole passione, competenza e termino sempre, serietà. E anche una mentalità, oserei dire, dirigenziale, nonché aspetti psicologici importanti. Certamente, questo della psicologia applicata e quindi del modo con cui l'approccio al settore giovanile da parte di un tecnico è diversa da quella, non dico dei professionisti, ma anche da quella dei dilettanti. Nel settore giovanile non devi essere solo un tecnico, devi essere uno psicologo dello sport, uno psicologo dei bambini, e insegnare queste cose, perché il bambino fondamentalmente vuole divertirsi. E quindi se noi non capiamo, se il tecnico non capisce che non deve scimmiottare i comportamenti né dei dilettanti né soprattutto dei professionisti, e applicarsi a essere un insegnante, non un insegnante solamente di tecnica, ma io uso dire, almeno nelle mie dichiarazioni, ho scritto qualche cosetta, nelle mie dichiarazioni uso dire deve essere un maestro di vita. Noi non dobbiamo, come dire, formare dei campioni di calcio, dei campioni di sport in genere. Noi dobbiamo formare degli uomini del futuro. Noi ci sostituiamo a quello che erano una volta come devo dire, le parrocchie, dove io per prima, io ricordo che andavo alla parrocchia e il prete mi diceva: se tu non studi, non segui le lezioni di religione, non ti faccio giocare alla partita. E ci danno già degli insegnamenti come comportarsi prima di scendere su un campo di calcio. Quindi noi ci sostituiamo a quelle persone che adesso i genitori ci affidano, questi ragazzini che arrivano lì stanchi dalla scuola probabilmente. Se trovano chi intenta o, come devo dire, impone comportamenti, come dire, induttivi, il discorso del metodo di allenamento, che noi ci comportiamo come dei maestri non solo di vita, ma anche e soprattutto di tecnica calcistica, noi non diamo un buon esempio, non riusciamo a capire e dare a questi ragazzi i veri insegnamenti, cioè coniugare tecnica e divertimento. Non è facile, ecco perché dico, rispondo alla sua domanda molto molto con piacere, perché dobbiamo essere qualcosa di più di un semplice allenatore di calcio, essere dei maestri di vita.